qual è uno degli interventi fondamentali nella terapia strategica? Ovviamente bloccare le tentate soluzioni disfunzionali. Negli anni 70 John Wicklund elabora questo costrutto, le attempted solution, cioè le soluzioni tentate. Ma cosa sono? In pratica sono tutte quelle cose che la persona fa per cercare di risolvere un problema o come risposta al problema stesso, ma che in realtà non lo risolvono affatto, lo mantengono così com'è o addirittura lo peggiorano. Da cui c'è una logica conseguenza. E la logica conseguenza è che ovviamente il modo migliore per risolvere un problema è bloccarle queste tentate soluzioni, bloccare le cose che la persona sta facendo ma che stanno peggiorando il problema o lo stanno comunque mantenendo in vita, bloccare le tentate soluzioni disfunzionali. Così non è strano se nel mio lavoro di andare a individuare le logiche sottostanti gli interventi di terapia breve ho trovato che molti di questi hanno proprio questo scopo, hanno lo scopo di andare a bloccare le tentate soluzioni, di fermarle, di stopparle, di fermare quei comportamenti. E questa è una cosa che può valere per situazioni molto semplici o anche molto complesse. Ad esempio c'era quel caso di una persona che venne da me perché durante la notte si svegliava continuamente, tutte le notti, a un orario ben preciso. Le chiesi come facesse a sapere che si svegliava proprio a quell'orario e mi rispose che la prima cosa che faceva era guardare la sveglia e l'orario era sempre quello. Così la mia prescrizione fu quella di bloccare questa tentata soluzione. Le dissi: smetti di guardare la sveglia, cioè se ti svegli rimani a fissare il soffitto senza guardare che ore sono. E la volta dopo non era più il problema. In un'altra occasione a una persona che mi disse che si perdeva nei suoi rimugini mentali, le dissi di fare, nel momento in cui ci si trovava, una cosa molto semplice: schioccare le dita e dire torna qui. Torna qui. E semplicemente facendo questo smise di perdersi nei rimugini e riuscì a tornare nel presente. In pratica è semplice come cosa, perché possiamo dire che ci sono tutta una serie di interventi che quello che fanno è andare a bloccare in modo diretto il comportamento della persona. Qui c'è una cosa interessante e recente. Qualche settimana fa ho parlato del libro Creative Therapy in Challenging Situation di Michael Hoyt e Monte Bobel, in cui c'è anche un mio contributo, in cui per la prima volta parlo, anzi scrivo, delle nove logiche sottostanti gli interventi di terapia breve. E ovviamente c'è anche questa logica, però c'è una differenza importante adesso rispetto a quello che scrissi allora. Infatti considera che anche se il libro è uscito pochissimi mesi fa, io l'ho scritto ormai più di un anno e mezzo fa il capitolo. I tempi per un libro, per scrivere, poi farlo uscire, andare in stampa, cioè, sono questi qui. E rispetto a allora, rispetto a un anno e mezzo fa, ho cambiato una cosa. Infatti non parlo più di bloccare le tentate soluzioni disfunzionali. Infatti l'amico e collega Bernardo Paoli mi ha fatto notare che questo tipo di interventi non va a bloccare le tentate soluzioni, ma va a bloccare in senso più generale, in senso più lato, tutta una serie di comportamenti che il terapeuta ritiene disfunzionali. Già parlare di tentate soluzioni farebbe riferimento a un costrutto teorico particolare, e invece si bloccano i comportamenti che si ritengono disfunzionali, al di là del costrutto utilizzato. Ma perché ti sto dicendo tutto questo? Già. Perché? No, lo so, perché in realtà penso che sia molto più intuitivo e facile, semplice e diretto parlare di interventi che vanno a bloccare in modo diretto appunto dei comportamenti. Anziché parlare di tentate soluzioni parliamo più specificamente, più generalmente, anzi di comportamenti. Per fare un altro esempio c'è una tecnica che Giorgio Nardone chiama congiura del silenzio, di cui ho parlato già in un altro video, e che molto semplicemente funziona così: chiede alla persona di smettere di parlare di un determinato problema, perché parlarne non fa altro che gettare benzina sul fuoco, alimentarlo, renderlo sempre più vivo e presente. Ecco, questo è proprio un tipo di tecnica che va a bloccare direttamente un comportamento che non funziona, il parlare in questo caso. E puoi farlo poi in diversi modi, puoi farlo in un modo estremamente diretto dicendo smetti di fare X, smetti di parlare, o puoi farlo in un modo indiretto, leggermente più indiretto, cioè facendogli fare qualcos'altro che blocchi quel tipo di comportamento.
È una logica che mi piace molto, perché è semplice, perché sono interventi veramente non difficili, che qualunque psicologo o psicoterapeuta può introdurre all'interno del proprio lavoro, delle proprie sessioni. Individui un comportamento che non funziona e chiede alla persona di bloccarlo, di stopparlo lì. E ti puoi inventare una tecnica o puoi chiedere semplicemente verbalmente di non fare più quella cosa. D'altronde, se qualcosa non funziona, è meglio toglierlo, perché, come diceva Giorgio Gaber, la felicità non dipende dal superfluo.